Ciao! Ed eccoci qui, calendario dell'avvento di Essence. Iniziamo la stagione dei calendari dell'avvento. Prima di iniziare a spacchettare il primo, che sarà il primo di una lunga serie che vi terrà compagnia fino a novembre, due piccole cose. Intanto che i calendari dell'avvento quest'anno, da fine agosto, erano in giro, quindi davvero, ce ne sono tantissimi e temo che arriveremo a novembre ed è con tanti calendari dell'avvento, ma meglio perché così si possono guardare diversi e poi scegliere quello che ci può piacere di più. Ed io intanto cerco calendari abbastanza low cost o comunque accessibili o comunque che non ho mai aperto sul canale. Quindi nella playlist ci saranno i calendari dell'avvento, quelli dell'anno scorso, perché sono sempre uguali. È inutile che vada a riprendere quel marchio, perché sono tranne due, tre prodotti, ma proprio ne ho visti alcuni davvero identici. Quindi è inutile che vada a riaprire quelli. Se vi interessa quel marchio, andate a vedere nella playlist il calendario di quel marchio. Ad esempio, l'anno scorso c'era non me la ricordo più, sicuramente la Rituals, ma ne ho fatti anche altri e sono sicuramente lì nell'info box c'è già il video. Cambiate uno, due prodotti con la collezione. Ad esempio, mi viene così Yves Rocher, che l'anno scorso l'abbiamo aperto. Ho visto che quest'anno è identico, proprio identico. Cambia solamente che invece di averci i due prodotti dell'edizione limitata natalizia, c'è l'edizione limitata di quest'anno, che sono le creme mani. Quindi per il resto cambia niente, sono proprio sempre quelli. Quindi anche no, grazie, andate a vedere quello. Cerchiamo calendari che non ho mai visto. E quindi partiamo con Essence, che oltretutto vi dico il prezzo, ve lo dico, è un po' che giro e ho visto che c'è su Cosmetics for Less, che è tedesco, ma sempre le ottime promozioni e arriva tutto facilmente. Sicuramente arriverà anche in Italia, ma intanto avevo messo le mani avanti. 24,99 per 24 caselline, Sparkling Moment of You, ed è fatto a cassetto, così, tre cassetti. Anche carino, molto carino. Dietro ci sono gli spoiler, ma noi non ce lo spoileriamo perché non me ne sono spoilerata neanch'io, quindi è ora di iniziare ad aprirli. Ultima cosa che vi voglio dire prima di iniziare questa serie, ho visto dei video di calendari dell'avvento in giro da alcune ragazze e ho pensato che fosse una buona idea, se vi può piacere, farlo anch'io. Aspettate che c'è sempre lo spoiler, se no. Per chi non volesse spoilerarsi il calendario, adesso vi metto qua a che minutaggio ve ne parlo senza fare spoiler, così potete capire se vale la pena per voi o meno. Quindi il minutaggio è qui, dove non faccio spoiler ma ne parlo. E adesso iniziamo finalmente. Allora, un momento perché. Eccoci qui. Allora, non volete che ci sia qualche problema nei miei video? Ho attaccato le telecamere di casa perché sicuramente ci saranno casini. Allora, partiamo. Bello fatto in bianco così. E c'è il buchino dei cuoricini. Vediamo. Ah, le caselline sono proprio mescolate, quindi a questo punto dobbiamo tirarle fuori. Tutte e tre. Ok, andiamo in ordine. Sarà un video lungo, ma andiamo in ordine. Cerchiamo l'uno. Eccola qua, bella perché piff, e poi si apre la casellina. Partiamo bene. E partiamo bene perché sotto c'è anche una scritta. Questo è un Luminous Blush, è un blush luminoso. Ma che carino, ve lo faccio vedere. Con tutte le stelline. Che bello, vediamo. È anche bello. È anche carino, quindi è un'edizione limitata natalizia. Ci piace perché alcuni prodotti si possono avere soltanto con queste edizioni natalizie del calendario dell'avvento. E questa è una cosa che mi piace. Poi, aspettate che inizio a togliere le caselline così non perdo prodotti. Adesso li apro man mano senza farvele vedere. Due. Cos'è questo? Vi faccio vedere solo questa perché così vedete anche il calendario. Ha il buchetto laterale per andare a prelevare il prodotto. Io mi ero munita di
li metta per andare a prenderli, ma questo era già comodo. Cos'è? Lip scrub da 4,9 grammi. Non so se c'era, però questa è un'edizione natalizia disegnata proprio a Natale. Ah, ma è bello, c'è proprio fatto a scrub. Olio di mandorle, Caring Sweet, bacche, siamo proprio frutti rossi, bacche, bello, uno scrub, ci piace. E andiamo alla 3, velocizzo un attimo perché sennò è vero che dobbiamo aspettare Natale, però non esageriamo. 3, vediamo, bello anche questo, sempre edizione natalizia. Cos'è? E shadow base per ombretto da 1,5 grammi? Wow! Quindi è in, cre sì, è in crema. È in crema. In colore, ma sapete che ci può piacere, sempre in edizione molto carina. Mi piace, per adesso mi piace. 4. E iniziamo con gli extra, quindi i prodotti che non c'entrano con il calendario, ma se sono carini ci sta. In questo caso sono degli adesivi per unghie nail, sì, o per decorazioni, ma a tema natalizio, quindi sono anche molto carine. Io spero, e fatemelo sapere in questo video, se si vede bene l'inquadratura e le luci, perché con la nuova fotocamera faccio fatica a vedermi io, cioè il quadro davvero molto piccolo, quindi mi sembra di essere perfettamente a fuoco, ma fatemelo sapere e miglioreremo sicuramente, però anche io devo capire. 5, intanto andiamo avanti. Sto distruggendo il calendario, ma lo vedete anche voi. Che bello! Lipstick da 3,5 grammi, fatto sempre natalizio. E poi adoro questo fatto. Bello! 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 Non è il classico. Oltretutto è anche profumato. Non è il classico rosso, ma è più portabile, quindi a me questo piace. 6. Non avevamo aperto ancora niente di questa parte. Credo che sia un altro extra. Ah, c'è scritto mirror, ok, quindi no specchietto, il classico specchietto che credo che ci sia in tutti i calendari. Vediamo. Delizioso, delizioso perché cosa che credo nessuno abbia pensato, ma fatemelo sapere se qualcuno l'aveva già fatto. Il portaspecchio, allora c'è lo specchietto classico che adesso estraiamo, che oltretutto è molto carino. Così con lo specchio classico, ma il portaspecchietto, cioè dove si può inserire lo specchietto e la custodia, così se lo mettiamo in borsetta non si va ad additare sempre o a sporcare. Per me è geniale. Lo specchietto è classico, classico a proposito, visto che non vedo l'anteprima. Ok, no, no, l'ho rossetto sui denti. Sempre da controllare perché non sono più abituata ai rossetti con la scritta Essence. Molto carina per adesso. Mi sta piacendo davvero tanto ed è. Non ci credevo. Siamo alla. Devo fare la 7. Che è lunga. Sempre un altro extra. Sì, io ho questa abitudine di togliere proprio la carta in modo da ricordarmi quale che ho fatto e andare in ordine. Ah no, forse dalla consistenza potrei avere capito cos'è. Ecco qua, è nella bustina in carta.
secondo me potrebbe essere un pennello dalla consistenza, una rimetta. Ah, un pennello, bellissimo! No, vabbè, ma guardate, cioè è un classico pennello da sopracciglia che oltretutto devo cambiare il mio, quindi ci sta, ma è in edizione natalizia. Delizioso. E l'ho comprato io, Essence non mi ha sponsorizzato il video, quindi oltretutto sono ancora più contenta. 8, intanto che parlo, eccola qua, che è piccolina. Cos'è? Mini Nail Primer. Primer? Ho capito, forse uno smalto a base trasparente. Ci sta, mi aspettavo di trovare gli smalti, questo trasparente piccino, quasi natalizio con questa decorazione. La quantità è un vegan, interessante ancora di più, e la quantità è un 5 ml. Ci sta, non amo gli smalti, ma comunque ci sta. E 8, quindi devo fare la 9, che è lunga. Questo dal nome mi sembra di conoscerlo. I Love Extreme volume mascara, questo full size da 12 ml, rivestito in formula natalizia. Secondo me è lui. Esatto, è lui, quello con l'applicatore cicciottissimo. E mi piace davvero tanto questo mascara, l'ho già provato, l'ho già recensito anche tante volte. Ottimo, ottimo mascara. Poi versione natalizia. Come questo è opaco, questo è lucido. Però se per il tema un po' da rossetto, mi piace questo tema a fiocco che riprende. Se io però non mi dimenticassi sempre il numero delle caselle. 8, ho fatto la 9, quindi devo fare la 10. Facciamo la 10, ecco. Non mi devo perdere in chiacchiere perché se no mi scordo il numero. Oh, che carini! Delle mini spugnette, delle mini blender. Esatto, sì, proprio precise concealer sponge. Spugnette da correttore. Che effettivamente ci sia da tagliarle. Sono proprio mini mini, però sono perfette perché vanno a prendere il correttore giusto giusto anche negli angoli, ma anche gli angoli del naso. Ci piace. Poi sono con le, non so se si vede, ecco, hanno la parte tagliata, deliziose. Le metto nella bustina un secondo perché sennò le perdo. Le metto piccoline. Ecco qui, 11, ok, che cos'è? Crema idratante per le mani con urea e vitamina E da 25 ml, sempre tutto in stile natalizio, non capito, oltretutto sigillata. Crema per le mani, sempre comodissima. 12, sottile e lunga. Una matita. E le matite fanno sempre comodo. Poi quelle dell'Essence sono anche buone. Se però riuscisse ad aprirle, eppure. Anche lei la matita Cajal nera, full size da 1 grammo, direi che è una full size. Anche lei rivestita a Natale. Super nera. Super super nera. 13. È bella grande, ma è un extra.
gli extra non vengono mai fuori perché sono nei sacchettini. Eccoli qua, però sono molto carini perché sono dei gioiellini da viso, esatto, da trucco, da make up, sono questi. E sono molto carini con la stellina, il diamantino, le perle più grandi, più piccole. Questo che può essere sia una luna che una goccia, una lacrima. Molto carini come extra, ci stanno. 14. Eccoci. Ditemi che è quello che penso. Potrebbe essere un altro pennello, sì, dai, che adoro i pennelli di Essence. E il Shadow Blender. E adesso lo apriamo. Delizioso anche questo, fatto sempre nello stesso stile. E sono classici, grandi. Questo è da sfumatura, bello morbido. E dite quello che volete, ma io i pennelli dell'Essence li adoro. Ma ho la memoria proprio di un criceto, anche meno. Non mi ricordo un numero da uno all'altro. Devo fare il 15. It's a good day for nude nail nel foglietto. Ed effettivamente è uno smalto nude. Mini Nude Nail Polish, sempre vegan, sempre da 5 ml, molto carino, molto classico. 16. Sto già perdendo la voce. Un extra forse, ma carino, perché è una limetta per unghie tutta glitterata in cartone con la custodietta, e quindi ci piace. 17. Eccoci. New gloss. Ah, questo è un gloss Juicy Bomb. Sapete che non mi ricordo di averlo mai visto questo in edizione classica. È da... ah, c'è scritto lip gloss 1 Brown Pitaya. La dimensione, vabbè, eccola, 10 ml, ecco, sarà un gloss classico. Sì, classico, classico, ma con un buon profumo fruttato. Andiamo avanti e andiamo alla 18, che è qui. Extra, che può piacere o meno. A me non dispiace. Sto proprio perdendo la voce, benissimo, volevo fare un altro video dopo. Sono degli elastici per capelli, ma sono carini anche come braccialetto. Così. E sono elastici, carini, ci piacciono. 19. Andiamo qui. E ci può piacere. Quindi questa è elastica. Questa qua è il piano dei pennelli, perché vista così per me è un pennello. E me lo auguro perché mi piacciono tanto. E Shadow, esatto. Pennello da ombretto. Bello, bello morbido. Ci piace, quindi dobbiamo andare alla 20. Stiamo finendolo. Già finito? Molto soddisfatta. 20.
rimessa fuori, eccolo. Canning Lip Balm con mandorle dolci e olio di cocco, 4,9 grammi. Profumato ma non troppo ed è bianco. Quindi il balsamo labbra classico. 21. Stiamo arrivando alla fine. Cos'è? Ah, forse ho capito. È un piegaciglie. Esatto, da viaggio. Era una cavolata, bastava togliere qui dietro e poi dopo vedete e piega le ciglia, piccolino, compatto, da borsetta da viaggio. Forse la cosa meno apprezzata del calendario a mio avviso, però. 22. Mini Fix and Gloss Top Coat, ok, sempre da 5 ml, sì. Quindi abbiamo la base, il nude e il top coat fissante. Ok, basta smalti e questa è vuota. 23. Non posso dire niente, ma dico geniale. È un pulisci pennelli, quindi qui con tutte le varie scriminature in silicone per pulire i pennelli, con la ventosa per attaccarla al lavandino in modo da pulirli comodamente. Mi piace, buono anche il fatto che sia conico in modo che ci resti un po' di sapone di acquetta dentro. Molto valido, secondo me è valido. E anche questa è finita. 24, ultima casella. Illuminante da 4,5 grammi. Sempre con le stelline. Nei toni del d'oro. Ma che bellino. Discreto. Ci piace, ma che bellino. Ok, allora direi che questo calendario a me è davvero piaciuto. Senza farvi spoiler, se siete arrivati qua direttamente dall'inizio video, vi devo dire che sono rimasta piacevolmente sorpresa. Ci sono prodotti classici ma rivisti in veste natalizia. Riprende molto questa decorazione iniziale, alcuni col fiocchetto, altri con tutta la decorazione, ma la riprende molto. Anche le caselline con gli extra, ho trovato che siano degli extra a mio avviso furbi oppure tematici proprio. Mi è piaciuto, per 24,99 devo dire che è fatto molto bene. E c'è un po' di tutto, spaziando dal, non giro la mano perché ci sono gli swatch, spaziando dal make up ed base poco. Sto guardando le cose classiche con due articoli secondo me geniali. Geniale. Il resto per me è davvero apprezzato, molto molto apprezzato, mi piace come è stato pensato. Ecco, uno di quei calendari che mi devo ricredere a quello che ho detto inizialmente, perché dicevo che non lo prendo tutti gli anni perché è sempre uguale, in questo caso lo riprenderei l'anno prossimo perché sono sicura che hanno comunque
più o meno stessi prodotti di tipologia, ma comunque con extra diversi e con una veste grafica sicuramente diversa. Quindi, ecco, adesso mi sono già ricreduta. Allora, vi ricordo che l'ho preso su Cosmetics for Less al prezzo di 29,90 o 24,90, non mi ricordo più. Comunque, con uno sconto oltretutto, quindi l'ho pagato sui 16 euro. State attenti al sito, newsletter, promozioni, ci sono davvero degli sconti interessanti. A me è piaciuto ed è questo il primo video dei calendari dell'avvento e direi che è stato davvero una buona partenza. Ed fatemi sapere se vi incuriosisce questo calendario, se lo prenderete, se aspetterete che esca in Italia. In Italia probabilmente uscirà da Pink Panda. Comunque vi lascio nell'info box i link di dove l'ho trovato io, quindi per comodità. Ed niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!